Va ora in onda Terzo Tempo Biancorosso, la voce del tifoso, con Corrado Ferretto e Gioia Martinelli. Buona serata a tutti, abbiamo ricevuto il nostro regalo di Natale, Lane 1, Alessandria 0, ciao anche a Corrado Ferretto. Ciao, ciao a tutti. E allora come ti è sembrata questa partita? Possiamo ritenerci soddisfatti? Beh, diciamo che siamo soddisfatti della vittoria, poi per il resto la prestazione non è stata sto granché, ecco, diciamo così, siamo sotto Natale, cercheremo di essere buoni. Siamo buoni, infatti io sono molto contenta perché il nostro regalo, l'ho detto, una rete a zero, l'abbiamo portata a casa, 0445 490 200. Pronto, chi ci ha raggiunto? Pronto, buonasera, sono Mario dal Bettone. Intanto vi faccio gli auguri di buona festa in anticipo e volevo capire cosa ne pensate di questa partita. Capisco anche che il nuovo tecnico è entrato da due giorni ed è difficile anche fare una valutazione, però no, con i puntini di domanda, punti esclamativi e quant'altro, secondo voi cosa ci sarà da fare nel mercato? Diamo un giudizio, volentieri. Un attimo anche. Comunque noi ci saremo anche nonostante queste, con queste partite, questa ad Albino Leppe. Grazie, grazie buona a te, serata, tantissimi e di nuovo auguri. Auguri a tutti quanti, a tutto il vostro staff. Un abbraccio, grazie, grazie mille, tantissimi auguri, Corrado. Ma è chiaro che insomma due giorni Mister Vecchi non poteva fare chissà che cosa, infatti penso che non sia un caso che ha proposto la squadra che giocava prima con Mister Diana, perché sai, in due giorni non puoi provare praticamente niente. Nel mercato ci sarà da fare sicuramente qualcosa, sfoltire la rosa e magari prendere tre giocatori adatti al gioco di Mister Vecchi. Vedremo nei prossimi giorni, del resto comunque il mercato è già iniziato, anche se ufficialmente inizia il 1° di gennaio. Andiamo, prossima chiamata, chi c'è per noi? Ciao Gioia, Michele. Ciao Michele, ciao, ciao a te. Io ho chiamato solo per farvi gli auguri perché la partita non mi è piaciuta gran poco. Se avevamo una squadra migliore davanti non avremmo vinto, speriamo il bene, sempre forza Lane. Volevo fare gli auguri anche a Laura che ha compiuto gli anni e se potete farli anche voi a lei, grazie e buone feste. Ciao, auguri, ciao a te Michele, tantissimi auguri anche a Laura, li fai tu questi auguri speciali, Corrado? Ma li facciamo tutti noi di Stella FM, tantissimi auguri a Laura e tantissimi auguri a tutti i tifosi biancorossi che in questi giorni festeggiano onomastici, compleanni e ovviamente tantissimi auguri di buone feste a tutti. Diamo prossima chiamata, chi c'è sul Terzo Tempo? Ciao Roberto da Schio. Ciao Roberto, ciao. Ciao a te, ciao. Ciao, volevo chiedere a Corrado, lasciamo perdere la penosa prestazione di stasera, vabbè. Volevo sapere da Corrado se per caso sa qualcosa riguardo al discorso del signor Spezzapria, della vendita alla Forge Italia. Sono solo voci di corridoio o se veramente c'è qualcosa che sta per nascere. Grazie, buone feste. Ciao a tutti, a te. Forza Lane. Tanti ciao. Auguri, tanti auguri, buone feste. Mi pare una situazione che sia, diciamo, molto lontana da, diciamo, a prendere i contorni di una trattativa vera, ecco, quindi al momento qualcosa magari c'è, ma sono più schermaglie, voci, indiscrezioni, non vedo una trattativa ancora concreta che sia entrata nel vivo. Diamo pronto, chi abbiamo in linea? Ciao, sono Morris, sono uno dei vecchi di merda dei fedelissimi. Ciao Morris. Questa sera è successa una cosa un po' bruttina. Pellegrini dopo il gol è venuto sotto i fedelissimi con la mano all'orecchio e Costa è venuto con la mano al naso, come dire silenzio tutti. Direi che non hanno capito bene con chi hanno a che fare. Però Natale siamo tutti più buoni, Morris. Sì, noi siamo buoni e siamo stati buoni fino adesso, però non mi pare che loro abbiano fatto un gesto consono alla situazione in cui ci hanno messo loro di classifica, e per noi tifosi intendo dire non è stato un bel gesto quello che hanno fatto. Sentiamo, non credo, Corrado, che la passeranno liscia, tu dici? Per le prossime partite non credo che la passeranno molto liscia quei due lì. Grazie intanto di questa segnalazione, Morris, un abbraccio. Okay. E noi ti facciamo tantissimi auguri di buone feste. Grazie a voi, ciao. Abbraccio, buone feste anche a voi. Grazie a te, ciao. Corrado, vuoi aggiungere qualcosa qui? Ma devo dire che non me ne ero accorto, quindi ringraziamo per questa segnalazione. Sono d'accordo, cioè dopo che sei in questa situazione in cui insomma le cose vanno male, fare questi gesti
devo dire la verità, io fossi il presidente o un amministratore delegato di questa società, multerei tutti e due i giocatori. Grazie del tuo contributo. Andiamo, prossima chiamata su Stella FM. Pronto? Ciao Gioia, ciao Corrado, Silvan. Ciao Silvan. Ciao, ciao. Corrado, ma noi siamo in un momento che facciamo pena, ma guarda che questi arbitri qua fanno ancora più pena di noi. Cioè, una cosa vergognosa, questo l'arbitro di oggi, una cosa che penso di che abbiamo proprio raschiato il fondo proprio, perché veramente questo qua non sapeva il regolamento, è proprio zero sotto zero. Non so se tutti quanti gli arbitri sono così. Già noi facciamo fatica di noi, e in più abbiamo anche questi arbitraggi che non ci aiutano per niente, cioè uno peggio dell'altro. Non so se sei d'accordo, Corrado, ma io è quello che vedo, che ho visto oggi, una cosa vergognosa comunque, Grazie intanto Silvan, bacione a te, tanti auguri, buon Natale a tutti e due, ciao, complimenti ciao. Per la trasmissione, come sempre, grazie mille di cuore, ciao Silvan, grazie di esserci. Silva, purtroppo è triste a dirlo, ma è Serie C anche per il direttore di gara. Già magari sbagliano in B e anche in A a volte, figuriamoci in C. Sono d'accordo che questo arbitro, pur non avendo influito al risultato, ha invertito una marea di punizioni, ha fatto un bel caos, però non, è chiaro che non può essere l'arbitro un alibi o una scusa. Diamo, pronto chi c'è? Ciao Gioia, ciao Corrado, Michele, sto tornando dallo stadio. Ciao Michele. Allora, vorrei dire che anche il signor Gerardi, il nostro ex capitano, questa sera si è permesso di girarsi e dire qualcosa contro il pubblico. Allora io dico, fate giocare i giovani e queste mele marce cacciamole via, per favore. Vogliamo professionisti prima di tutto, vogliamo uomini e poi giudicheremo i calciatori, ma questi si sono dimostrati non uomini e sono la rovina del nostro Lane. Per favore, Renzo Rosso, cacciali via questi mercenari, per favore. Ciao e buon Natale, scusate lo sfogo, perché non ce la faccio più io a vedere questi personaggi in campo. Trapagati e vergognosi, lasciamo dei ragazzi in panchina per far giocare questi vergognosi. Scusate, ciao, buon Natale. Tanti ciao, auguri, un abbraccio, grazie mille, tanti auguri di buon Natale, tanti messaggi, anche quello di Davide da Montorso, leggo, buonasera amici. Buoni solo i tre punti, Vecchia ha tanto lavoro da fare per ricostruire queste macerie, contestazione giusta e sacrosante, il tempo della pazienza è davvero finito. Pronto chi c'è? Ciao Corrado, sono ciao. Andrea, il tuo ex collega. Ciao Andrea. Niente, volevo sapere cosa ne pensavi di questa sera. Ti rispondiamo, ciao a te, grazie. Ma come ho detto prima, la prestazione non mi è piaciuta proprio per niente, è arrivata una vittoria contro una squadra modestissima che non è caso è ultima in classifica, e quindi, ma lo sapevamo già, per Vecchi c'è tanto tanto lavoro da fare. Salutiamo Demis, salutiamo Lady, stiamo tornando dallo stadio, vinto ma non convinto, che partita ragazzi, almeno vi faccio tantissimi auguri di buon Natale, mua. Ciao Demis, ciao Lady, tantissimi auguri, pronto chi c'è in linea? Sì, ciao, sono Andrea, volevo fare una domanda. Ciao Andrea, sì, volentieri. Ciao, ascolta, tralasciamo il discorso prestazione perché non abbiamo visto una prestazione da cambio di allenatore o da giocatori che avevano voglia. Io vorrei tornare sul punto societario, mi chiedo perché la stampa vicentina, quindi cito, non so, giornali di Vicenza o anche TVA, non parla dell'eventuale cessione, se effettivamente è così, di questo signore che vorrebbe acquistare Vicenza. Mi chiedo perché non c'è nessun articolo a riguardo, né sul giornale di Vicenza e neppure su TVA. Grazie, ti rispondiamo, ciao e buona serata, tanti auguri di buone feste. Ma allora guarda, ovviamente non posso, non so quale sia la linea editoriale del giornale Vicenza e nemmeno quella di TVA. Quello che posso dire io è che questa trattativa, mi par tanto fatta di voci e indiscrezioni, da quanto mi risulta siamo lontani da una trattativa vera e propria. Questo è quello che risulta a me, poi quello che fanno gli altri in realtà non ci interessa più di tanto, ragazzi. Pronto chi abbiamo in linea? Don Federico. Ciao Don Federico, eccoci, pronti per la benedizione. Ciao. Quasi alla vigilia di Natale.
Esatto, allora tanti auguri di cuore, di buon Natale a tutti i pellegrini vicentini. Grazie Don Federico. Dato che ha segnato Pellegrini, allora ecco, ci facciamo un po' di coraggio questa sera così. Sono d'accordo anch'io, una partita che non è stata sicuramente tra le migliori, però io punterei l'attenzione su un'altra cosa. Penso sia importante che ci sia il mister che senta, il nuovo mister che senta grande sostegno, perché evidentemente si trova in una situazione che è tutt'altro che facile, anzi, e sicuramente è importante, se non vogliamo farlo per tante altre cose, però cercare il massimo dell'unione proprio per aiutare lui in questo compito, che magari verso fine anno saprà anche sorprenderci, ecco, con il suo lavoro. Quindi vicini al mister, quindi Don Federico, assolutamente. Secondo me sì, è importante, perché chiaramente è qua da pochissimo, cioè si è trovato nella situazione in cui è. Però chiaramente se sente attorno a sé un'aria buona di fiducia e di incoraggiamento, penso saprà dare anche a Vicenza delle soddisfazioni che si è tolto anche nelle altre piazze dove è stato. Un abbraccio Don Federico, grazie ancora, buone feste. Anche a voi, grazie. Grazie, ciao, della telefonata, grazie mille. Vado da Maurizio, dice: partita inguardabile, di buono mi tengo solo i 3 punti che di fatto non servono molto. Auguri a tutti di buon Natale e soprattutto speriamo che l'anno nuovo ci porti un lane diverso. Ciao a te, grazie Maurizio. Pronto, chi c'è? Sì, ciao, Lorenzo da Chiampo. Ciao Lorenzo. Ciao. Ascolta, io avrei una domanda per Corrado. Prego. Secondo te, Corrado, secondo il modulo di Vecchi, chi potrebbe lasciare Vicenza a gennaio? Ciao e grazie a tutti. Ciao e buon Natale. Anche a te, ciao, tanti auguri. Ma guarda, Vecchi ha giocato quasi sempre 4-3-1-2 o 4-3-3, quindi 4 difensori, 3 centrocampisti e 2 punte con un rifinitore. Io credo che ci sono tanti difensori centrali giocando a 4, credo che insomma ci sia abbondanza lì, e poi in mezzo al campo ci sono doppioni tipo Rossi, Ronaldo, Scarsella, Proia, e magari mi piacerebbe che portasse qui uno come Ballestrero, un giocatore che mi piace molto. Andiamo, prossima chiamata su Stella, chi c'è? Ciao ragazzi, sono Claudio. Ciao Claudio. Io vi posso dire una cosa, che giovedì scorso, vado un po' al di fuori della partita di stasera, giovedì scorso ho sentito l'editoriale sul giornale di Vicenza dove c'era Fortunato, c'era l'ex presidente Piraldo e così via, diciamo l'unico ultimo grande presidente che c'è stato a Vicenza, e una gran cosa che lui ha detto, ed è vera su qualsiasi tipo di sport: qui dobbiamo farci un bagno di umiltà tutti quanti, dai giocatori, dal presidente, dirigenza e così via, perché giustamente ha detto: se tu sei convinto di vincere, non vincerai di certo. E questi purtroppo sono troppo convinti di vincere, ed è quando che non ce la fanno a vincere. Se siamo ridotti così, siamo ridotti perché qualcuno qualche tempo fa ha sventolato 20 punti e noi saremo in Serie B. Boh, questi sono i risultati. E dopodiché un'altra cosa, giustamente, che ha detto: bisogna riportare la squadra in città, cioè non la gente a Bassano, non i giocatori che abitano a Bassano, ma bisogna riportarla a Vicenza. Prendiamo queste due cose e sicuramente riprenderemo la corsa. Ciao, vi saluto. Ciao, grazie ancora, tanti auguri. Vado a salutare anche Marco da Vicenza. Secondo voi che mercato sarà quello di gennaio? Tutti hanno deluso, nessuno incedibile, resterà chi dimostrerà di essere più motivato? Marco, ti rispondiamo tra poco. Ancora avanti con le telefonate. Pronto, chi c'è? Buonasera Gioia, buonasera anche a Corrado, buon Natale. Buon Natale a te. Sono arrivato al punto di pensare, sono Alessandro da Colcerenza. Ciao Alessandro, ciao. Ciao. Mi sono arrivato al punto di pensare che la nostalgia della squadra dell'anno scorso. Cosa ne pensa Corrado? Puoi ripetere? Grazie. Perché ti abbiamo perso un attimo, scusami Alessandro. Sì, la nostalgia della squadra dell'anno scorso.
Ti sentiamo però male, Alessandro, se puoi richiamarci, grazie, perché hai la voce che va e viene. Mi raccomando, quando ci chiamate fermatevi, così ci sentiamo veramente in modo molto più chiaro. Vado, torno un attimo al volo da Marco da Vicenza. Come sarà il mercato di gennaio, Corrado? Incedibile, chi resta, chi se ne va? Ma io credo che di incedibile non ci sarà nessuno, ma come sempre sapete, è sempre accaduto ogni anno nel mercato di gennaio, e dipende, se tu vuoi vendere ci deve essere anche qualcuno che vuole comprare, perché magari tu vuoi vendere qualche giocatore ma nessuno lo vuole e ti rimane in squadra. Poi la regola numero uno del mercato di gennaio è che hai giocatori forti, se li tiene oppure te li fa pagare tre volte quello che valgono. Salutiamo anche Martino che ci sta ascoltando, buon rientro a casa, pronto, chi c'è? Sì, ciao, sono Emanuele. Questa sera ero allo stadio, una volta frequentavo la curva sud, adesso sono sempre in zona disabili per evidenti motivi, e stasera vi dico la verità, nessuno lo dice, si è parlato di giocatori che hanno fatto dei gesti contro i tifosi, però stasera io sono rimasto veramente male. È rimasto veramente male per certi cori che si sono fatti contro i giocatori. Tu puoi contestare, puoi fare quello che vuoi, ma arrivare a insultare i propri familiari è una cosa veramente brutta. Quindi probabilmente si sono sentiti stizziti per questo, perché sinceramente anch'io, se mi sento dire certe cose, insomma, lavoro, portare rispetto verso i propri genitori sarebbe una cosa giusta. Quindi stasera ho visto veramente un gran brutto stadio, veramente veramente brutto, c'è tanta volgarità, tanta cattiveria, tanta rabbia, sono tante cose peggiori nel mondo, e sinceramente scaricarla contro i giocatori è stato veramente brutto, soprattutto nel periodo di Natale, così proprio brutto. Ecco, ci tenevo. Grazie invece che ci hai informato di questo, ti auguriamo di cuore tantissimi auguri di buon Natale. Grazie. Un abbraccio, grazie ancora, ciao. Grazie, grazie mille. Corrado però, poi si è detto i giocatori hanno reagito, però sembra che qualcosa sia arrivato anche dalle parti sopra. Guarda, i professionisti devono pensare a giocare e non a reagire a quanto sentono dalla tribuna, anche perché insomma non fa, purtroppo è sicuramente è sbagliatissimo, ma accade in tutti gli stadi d'Italia. Andiamo, prossima chiamata su Terzo Tempo. Sì, Gioia, sono ancora Alessandro. Ciao Alessandro, eccoci. Scusami. Niente, volevo solo dire che chiedere a Corrado se anche lui ha lo stesso sentimento mio, cioè quello di avere un po' di nostalgia per la squadra dell'anno scorso. Ok, proviamo a risponderti. Un abbraccione. Grazie, a te Alessandro. Natale. Auguri tantissimi. Ciao, 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 ciao. Abbiamo un po' di nostalgia dell'anno scorso, Corrado, per quanto riguarda due squadre diverse. Lo scorso anno faceva tantissimi gol, ne subiva tanti perché aveva una difesa che doveva essere assolutamente rinforzata nel mercato di gennaio. Qui diciamo l'hanno gridato con grande forza un po' tutti, e nella società non ci ha ascoltato e non ha preso quel difensore che serviva. Quest'anno è una squadra che di fatto ha segnato molto meno, ha subito anche meno gol. Sicuramente tra le due squadre era più bella vedere quella dell'anno scorso, perché sapevi che tanti gol faceva, tanti ne prendeva, almeno avevi tante emozioni. Quest'anno in campo vedere il Vicenza è veramente difficile. Pronto, chi c'è intanto su Terzo Tempo? Sì, sono Andrea di Chiupano, ciao. Ciao Andrea. Allora, va bene la vittoria, abbiamo giocato contro la selezione alto piano tipo amichevole di luglio, va bene, sta bene la vittoria. Una puntualizzazione, io non sono così d'accordo sul fatto che la squadra si alleni a Vicenza, ma non perché non credo cambi la cosa, perché tanto tante squadre si allenano in giro. Però vorrei che i giocatori vivessero, avessero gli appartamenti a Vicenza e giocassero a Vicenza, perché non è tanto l'allenamento che fa la differenza, ma è se uno abita a Vicenza e fa il giro per la città, trova i tifosi. Okay, e questa è una parentesi personale. Volevo fare una domanda tecnica a Corrado e Gioia farglielo rispondere. Certo, per favore. Certo. Questa sera è partito con un 5-3-2 che è molto simile al modulo che usava Diana, poi ha un po' modificato in form durante la partita. Secondo te, Corrado, non è un allenatore che ama questo modulo, è più un allenatore da difesa da 4 bassa, ma è uno che fa 4-2-3-1 o 4-4-2. Secondo te
riesce a modificare in corso d'opera o si dovrà adattare, diciamo, al modulo un po' collaudato e andare avanti così ed è tardi per cambiare il sistema di gioco? Ciao, grazie. Ciao, grazie a te, ciao Andrea. No, beh, diciamo che Vecchi predilige una difesa a 4 tra centrocampisti e poi tre attaccanti, magari anche due esterni e un centrale, oppure due centrali con il trequartista dietro. Con la Feralpi giocava così, per esempio, con Siligardi, che era l'attaccante che faceva la differenza, soprattutto l'ha fatta nel finale di campionato. Io credo che lui abbia bisogno di cambiare qualche interprete in mezzo al campo e soprattutto deve trovare una situazione in avanti dove è chiaro che manca, a parte della morte, quell'uomo che ha la capacità anche di saltare l'avversario, di creare la superiorità numerica, di andare uno contro uno, di insomma creare anche magari in una partita in cui fai fatica l'occasione proprio con un'azione da singolo. Io credo, perché questo ovviamente non posso esserne certo, ma che lui abbia chiesto alcuni giocatori. Balestrero è il primo nome che circola, insomma, con un po' di insistenza, poi non so se la Feralpi lo cederà o meno, ma è normale che lui, penso, adesso ci sono 15 giorni di tempo per lavorare, sai, dopo due giorni era anche difficile cambiare modulo. Io credo che lui giocherà 4-3-1-2, che è il modulo che gli piace di più. Avremo sicuramente il tempo di scoprirlo. Pronto, chi c'è in linea? Ciao, sono Stefano. Ciao Stefano, ciao. Ciao, faccio gli auguri intanto. A te. Poi volevo dire una cosa per un istante, parlare con Gioia. Sì, sono qui. Di calcio, cioè non è di calcio totalmente, però quel ascoltatore che ha parlato del fatto che Attigua Vicenza e nei giornali non è molto sponsorizzata la nuova cordata che si è fatto avanti per prendere la società, non è che voleva semplicemente dire che qualcuno parla e qualcuno non parla, era un modo di dire, più o meno velato, ma penso che l'avrete capito, che certi giornali o certe emittenti tendono a smussare i limiti della società, cioè tendono ad appoggiarla, in poche parole, tendono a stare dalla parte della società, e questo i tifosi non lo accettano, ma almeno molti tifosi non lo accettano, e questo, anche se non si entra in merito di cosa fa o non cosa fa TVA, quello che dice, chi parla, o altri giornali, almeno far capire ai tifosi che comprendiamo quello che vogliono dire, cioè che i rosso, la società, sono appoggiati da qualcuno o da dei giornali che non aiuta la squadra. Ecco, questo almeno, senza entrare proprio nel pieno merito, si può dirlo, perché ma possiamo, secondo me, Stefano, possiamo dirlo, poi chiaramente, no, ognuno fa delle scelte, o comunque ognuno ha una linea editoriale diversa e ognuno, ripeto, dice delle cose in modo differente, quindi comunque noi facciamo dei ragionamenti, gli altri mezzi fanno gli altri ragionamenti. Io la chiuderei proprio qua, quindi non, sì. Non ha, come è dire, vero, non ha neanche, esatto. Quando ti ho detto ognuno al suo, cioè, perché ognuno poi ripeto, fa dei determinati ragionamenti e non entro nella testa degli altri su quello che fanno, sì, gli, ecco, altri. Era solo una puntualizzazione, giusto, verso gli ascoltatori. Giustissimo. Ecco. E chiedo a Corrado invece una cosa, che io volevo sapere cosa pensi, per la sua esperienza e per la tua, per come lo conosci effettivamente, di Vecchi. Cioè, ti piace questo allenatore, hai stima, pensi che farà qualcosa, ne ha le possibilità? Ecco, ti saluto, ti faccio ancora tanti auguri. Abbraccione a te. Aspetto la tua risposta. Ciao. Ciao Stefano, grazie mille. Ciao. Ma guarda, Vecchi era uno dei nomi che, diciamo, nella cerchia ristretta che avevamo anche cercato di avvicinare al Vicenza, così pensando anche di prevedere quello che potrebbe essere in caso di cambio. Quindi è un allenatore che, diciamo, secondo me è stato chiamato per fare un lavoro di almeno due anni. Questo è quello che, insomma, un po' tutti abbiamo capito, perché, insomma, quest'anno è chiaro che si andrà
ai playoff, ma poi come sapete i playoff sono una lotteria, quindi mi auguro che gli sia permesso di lavorare, fare un po' il lavoro che ha fatto sul Tirol e alla Feralpi, dove ha vinto dopo aver lavorato un po' di anni. Andiamo veloci, pronto, che abbiamo in linea? Sì, ciao, sono Alessandro di Chiuppano. Ciao Alessandro. Niente, forse un po' polemico, però di una cosa riguardo al signore che ha chiamato prima, che ha detto che non gli è piaciuto i cori e le offese sono dati ai giocatori. Io volevo chiamare per dare ragione a Corrado, perché onestamente un professionista che comunque non sta facendo bene, perché obiettivamente Pellegrini fino adesso non ha fatto chissà che e ha delle pessime prestazioni e viene contestato, non può permettersi di fare certi gesti alla curva a chi comunque, nonostante le problematiche, nonostante le prestazioni scarse della squadra, comunque continui ad andare a tifare e a sostenere i colori. Per cui io dico, cioè, devono comunque accettare, possono essere magari non bellissime le parole che vengono dette, però dovrebbero accettare quello che viene detto da chi comunque segue la squadra prima di loro, dopo di loro e comunque anche con loro continuano a seguire. Per cui io voglio chiamare per dare ragione a Corrado, perché sono professionisti e comunque devono accettare, come accettano in tutti gli stadi non solo d'Italia del mondo, certe polemiche, per cui dovrebbero, anche perché ha fatto un gol, fino non è che abbia fatto chissà cosa, cioè che ci abbia portato in Serie B o altro, che al limite aveva potuto permettersi di rispondere. Per cui, cioè, devono accettare, stare zitti e continuare a darsi da fare, a correre. Grazie solo mille, grazie della telefonata, ciao a te, grazie, buone feste. Ciao Gioia, ciao Corrado, scusate, mi sono perso il finale della partita, hanno vinto gli Scapoli o gli ammogliati, partita orribile, tanti auguri a voi, alle vostre famiglie, ciao ciao a te. Ronaldo è irritante, è meglio se cambia squadra, l'unica cosa positiva i 3 punti, buon Natale, ciao Gioia, ciao Corrado da Pierpaolo, firmate sempre i vostri messaggi, chi c'è? Ciao, buonasera, sono Mario da Vicenza. Ciao Mario. Allora, io non entro nel merito della partita stasera, perché c'è poco da dire, non si poteva aspettare rivoluzioni, solito Vicenza, solito gioco lento, solito 1000 passaggi sbagliati. Volevo dire una cosa un po' più a largo raggio. Sì. Dopo la sentenza di ieri, no, della Corte Europea, che ha messo fine praticamente al monopolio della UEFA, della FIFA, io dico che se non ci si sbriga nel giro di pochi anni a arrivare quantomeno in Serie A, la vedo veramente dura per le società piccoline come Vicenza, per questo calcio che è destinato a diventare sempre più mercenario e dove ci sarà sempre meno spazio probabilmente per le piccole società, a meno che non sia un attimo visibile di essere quantomeno nelle serie maggiori nazionali, perché adesso molte nazioni come l'Inghilterra ci sono i tifosi contro, molte squadre hanno detto di no, il Bayern, ma c'è le squadre, però secondo me quando cominceranno ad arrivare le valigiate dei soldi non lo so come si metterà, quindi è indispensabile arrivare quantomeno in Serie A nel giro di pochi anni, perché altrimenti la vedo dura per i campionati minori. Questo volevo dire, buona serata e tanti auguri. Abbraccio a te, grazie, grazie mille. Mario, vuoi aggiungere qualcosa a tuo Corrado? Ma no, credo che sia un'osservazione corretta, anche se devo aggiungere che secondo me quello che dice Mario è vero, ma la situazione per quanto mi riguarda è ancora più grave, nel senso che si va verso un calcio in cui insomma le cosiddette provinciali parteciperanno a un campionato diciamo di seconda fascia, che è molto triste. Questa è la mia idea, perché sai le cosiddette piccole, insomma le squadre tipo Atalanta, Udinese, quest'anno non so, l'Empoli in Serie A, il Lecce, poi andrà sul Bari, insomma queste cose qua, il Vicenza quando insomma era la nobile provinciale ed è stata tanti anni in Serie A, sono quelle che ti danno sicuramente quel di più a un campionato, in cui ci sono quelle partite in cui magari fanno il colpaccio, risultato a sorpresa, perché insomma io capisco che
si voglia giocare sempre Inter, Bayern, Liverpool, Juventus o Milan, Paris Saint Germain. Però insomma, ecco, il bello del calcio è anche avere il Milan-Atalanta, l'Inter-Atalanta, per quanto mi riguarda. Però credo, Mario, che non sia neanche il discorso di fare in tempo a salire, perché se anche facessimo in tempo, secondo me Atalanta, Brescia, Vicenza, insomma quelle squadre lì, Bari, quelle squadre di fascia diciamo media, non faranno mai la Superlega, perché se la spartiranno tra di loro. Saluto Giulio che dice: le critiche si possono accettare, le offese no, se offendi non ti puoi anche aspettare una reazione, quando la ricevi non puoi fare il permaloso. Ciao, forza Lane, ciao Giulio, grazie. Messaggio vocale, sentiamo chi ci ha raggiunto, chi c'è? Ciao Gioia, ciao Corrado, un messaggio veramente breve per salutare tutti i club biancorossi foresti, soprattutto il club di Londra al quale faccio parte. Un saluto al presidente, al vicepresidente, a tutti quei vicentini foresti che forse o non forse torneranno a casa per le ferie, con la speranza che questa squadra possa tornare grande e competere in palcoscenici un po' più prestigiosi che non Fiorenzuola o Alessandria in questo campionato. Grazie a tutti, grazie sempre per lo spazio che concedete ai tifosi e ragazzi, torneremo forse grandi quanto prima. Un saluto a tutti, buon Natale, buone feste. Ciao. Ciao, un bacione, non si firma ma lo salutiamo lo stesso e facciamo questo abbraccio enorme, Corrado, a tutti i tifosi che ci ascoltano. In realtà lo vediamo e lo ascoltiamo da tutto il mondo, no? Vedo Mirko da Barcellona, da Hong Kong, cioè davvero tutta Italia fuori, e devo dire la possibilità con lo streaming di ascoltarci dappertutto in qualsiasi momento. Ci manca un po' di tempo Paolo da Valencia, poi vabbè Andrea ci scrive sempre, Andrea del Brasile. Come dico sempre, un abbraccio enorme a tutti i tifosi lontani, un po' più grande dell'abbraccio che mandiamo comunque a tutti i tifosi biancorossi, perché anche in questa annata veramente difficile e complicata devo dire che insomma stanno soffrendo con grande dignità, ecco, questo sicuramente. Poi ogni tanto lo facciamo, perché insomma, comunque ovviamente in questa puntata pre-natalizia facciamo anche un grande augurio di buon Natale, buone feste a tutti. Ovviamente, come dicevo prima, l'augurio ancora più grande per tutti quelli che ci seguono da tanto tanto lontano. Tanto salutiamo Alessandro, si firma adesso, questo era il suo messaggio. E a proposito, stavi nominando Andrea dal Brasile, c'è qualcuno che sta andando da Andrea e dice: Gioia e Corrado, tanti auguri di buon Natale. Avvisate Andrea in diretta che il volo Barcellona-Verona è in ritardo. Io arrivo all'una. Andrea, non dormire. Guarda, secondo me 23:30 ci arrivi tranquillo, perché abbiamo il terzo tempo che va avanti. Quindi lui ti ascolterà, ci ascolterà e sarà sveglio ad aspettarti. Facciamo anche un servizio di comunicazione tra tifosi. Molto bello. Molto bello, no? Qua si fa veramente di tutto perché siamo live, in diretta. 0445 490 200, un momento davvero importante anche per scambiarci gli auguri. Sentiamo questo messaggio vocale. Ciao Gioia, ciao Corrado, Roberto di rientro dallo stadio. Allora, unica cosa positiva di questa sera sono i tre punti, era fondamentale farli, li abbiamo fatti bene. Abbiamo visto cose non belle da parte dei giocatori, abbiamo sentito cose non carine da parte dei tifosi. Io volevo capire con Corrado se è possibile ricompattare questo ambiente. Secondo me è necessario ricompattare l'ambiente, altrimenti è praticamente impossibile pensare di organizzare una rimonta almeno a una zona playoff un po' più decente. Secondo me il Mantova, il Padova sono scappati ed è impossibile andare a prendere quelle due squadre lì. Faccio un saluto a tutti e faccio gli auguri a tutti i tifosi dell'Ane e teniamo duro. Un saluto, ciao. Ciao, ciao, un bacione anche a Roberto. Corrado, ma da questi microfoni ho detto tante volte e lo ribadisco stasera, perché è una cosa di cui sono fortemente convinto: se tu vuoi ottenere grandi risultati nel calcio devi riuscire a unire e a compattare la società, la squadra intesa come staff tecnico e giocatori, e i tifosi.
quando non tutte queste tre componenti non remano unite e compatte verso la stessa direzione, verso l'obiettivo, non si riesce quasi mai a centrarlo. E per questo io sono assolutamente d'accordo che bisogna fare in modo di compattare, di ritornare a, diciamo, tra virgolette, cercare di andare d'accordo. È normale che quando nel calcio i risultati non arrivano come non stanno arrivando, non è facile, e purtroppo succede un po' dappertutto che i tifosi cominciano a contestare, la squadra reagisce. Bisogna superare questo momento difficile, e in questo la società e la dirigenza hanno un ruolo importante, importantissimo. Cerchiamo di farlo assieme, accogliendo a braccia aperte anche il nuovo mister, dandogli fiducia. E ragazzi, c'è sempre la compattezza quella che fa la differenza. 0445 490 200, comunque contenti per aver portato a casa 3 punti. C'è la possibilità di fare gli auguri in diretta, amici, ultima puntata prima di Natale, quindi vi aspettiamo qui. Vado da Ivano che dice: Gioia, puoi chiedere a Corrado cosa aveva della morte? Siamo pochini in attacco, e ecco, solo questa la domanda. Ciao a te, ciao Ivano, tanti auguri. Ma guarda, aveva un problema muscolare che credo impedirà forse anche essere presente alla ripresa contro l'Albino Leffe, quindi uno stiramento, insomma un problema muscolare. Saluto anche Antonio, si parlava prima di portare la squadra a Vicenza, e Antonio dice: nel 2019-2020 erano in testa al campionato e abitavano e si allenavano a Bassano, quindi non vedo la differenza, dice Antonio. 2019-2020, ma non mi pare che si allenassero a Bassano, perché hanno cominciato ad allenarsi a Bassano di fatto lo scorso anno, quindi, ma che poi voglio dire, il fatto di riportare la squadra a Vicenza ha un significato ben preciso, perché i giocatori devono vivere la città, devono avere il contatto con i tifosi, devono andare a bere il caffè la mattina al bar e sentire anche le critiche o i complimenti, devono sentirsi parte di un progetto che non è solo esclusivamente la squadra di calcio, ma è la città dove vivi. Grazie Corrado. Prossima chiamata su Stella, pronto? Pronto, buonasera, parlo Paolo da Vicenza. Benvenuto Paolo. Innanzitutto auguri buon Natale a tutti. Anche a buone te. Buone feste e complimenti per la trasmissione. Volevo solo fare un appunto. Prego. Niente, secondo me abbiamo anche una curva che vale un po' meno di Serie C, perché certe offese non vanno mai fatte, soprattutto quando si toccano le mamme e soprattutto quando si usa la blasfemia in quel modo. Io lo trovo ridicolo. Penso che qualcuno dei capi dovrebbe intervenire. Ecco, tutto qua. Ti facciamo tantissimi auguri Paolo, un abbraccio. Un abbraccio a voi. Grazie. Ciao. Della tua telefonata, grazie mille. Rimaniamo sempre su questo tema, perché leggo anche il prossimo messaggio, quello di Loris. Dice: non sono d'accordo su certe offese ai giocatori, anche se non giocano bene, non si devono fare. Questo è il messaggio di Loris. Corrado, cosa ne pensi? Vabbè, ma eticamente non c'è dubbio, voglio dire, cioè è chiaro che insomma, se dobbiamo stare lì ad analizzare la cosa, tu puoi urlare che è un giocatore che è scarso, che tecnicamente non vale niente, quelle cose lì. Poi è chiaro che quando lo offendi, e soprattutto offendi i suoi familiari, magari la mamma, che è la cosa più purtroppo abituale negli stadi, non è accettabile. Però io dico... siccome di stadi in Italia ne ho visti veramente tantissimi, ho visto 3-4 mila partite e succede dappertutto, e per questo non voglio dire che vada bene, voglio dire, tu da professionista ti devi tappare le orecchie e devi giocare. Poi il fatto è assolutamente condannabile, su questo non ci sono dubbi. Magari dava fastidio soprattutto perché in campo c'era il nuovo allenatore, e forse dava fastidio Corrado molto di più perché siamo davvero vicino alle feste di Natale, quindi... diciamo dovremmo essere tutti un po' più buoni, e non lo siamo stati oggi. Beh, sai, questo sicuramente sì, bisogna anche dire che questa situazione arriva dopo tante partite giocate molto male e tante volte che i tifosi hanno, diciamo, come si dice, mandato giù il rospo, hanno sopportato, probabilmente adesso
la pentola a pressione è esplosa e, come dici tu, magari è esplosa nel momento più sbagliato, ma questo è quello che è probabilmente successo. Alla fine però il risultato c'è stato, quindi 3 punti li abbiamo portati a casa. Luca dice: cosa ne pensa Corrado di Mister Vecchi? Piace, non piace? È l'allenatore giusto per il Vicenza? Insomma, diciamo che per quanto riguarda la C ha fatto sempre dei buoni lavori, lasciandolo lavorare. Raramente ha vinto subito al primo anno, quindi bisogna lasciarlo lavorare, soprattutto a gennaio bisogna, diciamo, vendere se si riuscirà a acquistare qualche giocatore che lui chiederà. Prossima chiamata su Terzo Tempo, chi è presente? Sì, ciao, sono Marco. Ciao Marco. Allora, volevo premettere che non ho visto e seguito niente, ho telefonato solo per concordare, apprezzare la scelta di Vecchi che ha fatto la società e farvi gli auguri a tutti voi di buone feste. Ciao Marco, grazie, ciao, a te. Grazie. Ciao, ciao, tantissimi auguri. Saluto Claudio da Creazzo, finito il girone di andata. Potete dare i voti a tutta la rosa, promossi e bocciati, ma vorrei sentire anche i rimandati, chiede Claudio. Ma guarda, di promossi credo che io personalmente non ne vedo uno. Avevano iniziato bene i vari Laezza, i vari Costa, poi si sono persi anche loro nel marasma. Quindi, sai, quando hai una classifica di questo genere e sei a 18 punti al primo posto, credo che sia facile bocciare tutti. Magari poi qualcuno è bocciato con il 3, qualcuno con il 4, qualcuno con il 5, ma credo che tutta la rosa, per quanto mi riguarda, è bocciata. Saluto Max, saluto ancora Martino, saluto anche Antonio da Reggio Emilia che dice: purtroppo non abbiamo giocato bene stasera. Intanto è già pronta la prossima chiamata, chi c'è? Francesco, buonasera. Ciao Francesco. Allora, sì, beh, va bene i 3 punti, il gioco veramente una roba indecorosa. Comunque, al di là di questo, io mi ricordo fine di novembre dell'anno scorso parlavamo con Corrado di un certo Della Morte e dopo è arrivato, meno peggio di tutti comunque in ogni caso. Io avrei un paio di suggerimenti per il Vicenza, se Corrado... Diamoli al volo, sì. È d'accordo, sì. Allora, Fumagalli Tommaso del Gian Erminio, 11 reti, 17 partite, media voto 5, cioè 6,55. Franzoni, lo stesso, un buon centrocampista della Gian Erminio, anche lui 3 reti, anche lui oltre i 6,40 come media voto. Cosa ne pensa Corrado di questi due? Ti rispondiamo, ciao, a un bacione e tantissimi auguri. Auguri a tutti quanti. Grazie, ciao a te, buone feste, arrivederci, grazie Francesco. Ma guarda, l'attaccante Fumagalli è un attaccante che mi piace molto, e tra l'altro è un attaccante che conoscevo già prima di quest'anno. Poi in mezzo al campo secondo me serve uno alla Balestrero, proprio anche per il modo che ha di giocare di Vecchi. Speriamo che riescano a portarlo a Vicenza, anche se credo che non sarà facile. Vediamo chi ci ha raggiunto su Terzo Tempo. Sì, ciao Gioia, ciao Corrado, Stefano da Vicenza. Ciao Stefano, ciao. Ciao, Corrado, allora, col mercato di gennaio, cosa dici? Chi vendiamo? Ciao e buone feste a tutti. A te, buone feste. Sai, come ho detto prima, magari c'è anche l'idea di andare a vendere, non so, De Maio, Scarsella, Proia, Ronaldo, i primi nomi che mi vengono in mente. Ci vuole anche qualcuno che li prende, ecco, questo è il problema più grande nel mercato di gennaio. Quindi non sarà un mercato facile, perché tutti sanno che Vicenza deve vendere, e poi bisognerebbe anche comprare qualche giocatore che è adatto al gioco di Vecchi. Prova a dare un nome, Corrado. No, dovessi prenderne uno, io prenderei Balestrero. Grazie. Prossima chiamata? Ciao Gioia. Ciao, ciao Beppi. E ora come va? Bene, dai, siamo felici. Tre punti portati a casa. E così ci salviamo. Ci salviamo, dai, è una bella, come dire, chiusura natalizia. Sì, sì. Al di là di tutto. Io sono d'accordo col signore che ha parlato un po' prima. Sì.
non mi è piaciuto il discorso della curva che fa tutte quelle offese ai giocatori. Questa sera c'era uno vicino a noi che continuava a offendere un colpo Vaietti, un colpo Ronaldo, un colpo Cavion. Ho detto, ma se sta a casa a dormire forse è un po' meglio, perché si può guardare la partita senza offendere tutti quanti in quel sistema. Comunque, ciao, io non sono buono neppure quando è Natale. Peppi, tu sei buonissimo, dai. Ci sentiamo l'anno prossimo. Volentieri, un bacione a te, grazie. Ciao. Ciao. Ciao Peppi, buone feste, buon Natale a voi, tutti voi. Ciao, 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 ciao. Sicuramente bisognerebbe mandare Don Federico da quelle parti, no Corrado? Ci stava secondo me un po' dappertutto Don Federico oggi. No, sicuramente sì, tra l'altro lo ringraziamo tanto perché nell'ultima puntata gli avevamo chiesto se poteva chiamarci per mandarci i saluti e gli auguri natalizi e lo ringraziamo per averlo fatto. Diamo prossima chiamata su Terzo Tempo, chi c'è? Ciao Gioia, Claudio. Ciao Claudio. Una domanda diretta e forte a Corrado. Sì. Ma un certo Casarotto è proprio impossibile portarlo a Vicenza? Ciao, bella domanda. Risposta. Certo, grazie, ciao. Grazie ancora, ciao. Ma non credo, anche perché insomma i rapporti con la Virtus ovviamente come sapete sono molto buoni. Quindi è un giocatore che potrebbe anche arrivare, so per certo che lo vuole Cittadella e dipenderà molto dalle offerte che riceverà e soprattutto anche dalla sua volontà, magari sai una possibilità di andare in Serie B per lui che non è più nemmeno giovanissimo, potrebbe essere magari più appetibile, anche se sappiamo tutti che Casarotto è insomma uno che andava in curva e quindi sicuramente molto legato alla maglia biancorossa. Però sai, a 25 anni e magari il treno della B passa e magari potrebbe anche prenderlo al volo. Al momento comunque non c'è una trattativa vera e propria né col Vicenza né col Cittadella. Saluto Anna che dice: non mi esprimo sulla prestazione della squadra ma sul tipo di contestazione fatta dalla curva, dai tifosi di altri settori, offese pesanti, bestemmie a gran voce, non è fare contestazione e non fa onore a nessuno, soprattutto agli stessi tifosi, che capisco stanchi ma non per questo giustificabili. Anna, infatti noi non abbiamo sicuramente giustificato questi atteggiamenti, come diceva Beppi si può andare a tifare ma non è che bisogna offendere chiunque e in ogni momento, anzi grazie a te, ciao Anna, un bacio. Vado a leggere il messaggio di Federico che invece ci raggiunge da Brendola. Ciao Gioia, ciao Corrado. Stasera arbitraggio da dimenticare, davvero pessimo. Giocatori che devono sicuramente giocare meglio, però vi faccio gli auguri di Buon Natale e anche buone feste. Ciao da Federico e Paolo del club biancorosso di Brendola. Com'è stato l'arbitraggio? Non ne abbiamo parlato, un check lo facciamo velocemente. Ma come dicevamo prima, siamo in C e ci sono arbitri da Serie C, questo di stasera, pur non avendo inciso nel risultato perché non c'è stato nessun episodio che diciamo ha indirizzato la partita, però in mezzo al campo ha invertito tante punizioni, sì, non è un arbitraggio che mi è piaciuto, ma ribadisco non ha inciso nel risultato, però voglio dire siamo in C e siamo in C anche per gli arbitri che sono di un livello purtroppo abbastanza modesto. Saluto Silvan, troppi buonisti, ricordo quello che è successo a Donnarumma nel tornare a San Siro, in tutti gli stadi succede questo, non è carino sentire certe parole ma purtroppo di rospi se ne devono ingoiare parecchi. Ciao Silvan. Vado da Fabio da Montecchio Precalcino, dice: ciao Gioia, ciao Coraggio, bisogna fare un piccolo sforzo, so che è difficile ma è qualche anno che non c'è alchimia tra pubblico e squadra, questa sarebbe importante riuscire a ricucire un rapporto, tanti auguri di buone feste, ciao, tanti auguri a te. Sicuramente è un tassello importante, no Corrado, le due parti che vadano d'accordo e si vogliano bene in qualche modo, oltre a qualche arrabbiatura ogni tanto. Sì, ma per ricucire il rapporto devi avere comunicazione. Io faccio una domanda, ma la comunicazione finora tra la società, la squadra e i giocatori c'è stata? Io credo che si poteva e si doveva fare molto meglio. E adesso sai, chiudi il cancello quando i buoi sono già scappati, bisogna trovare adesso il modo per rimediare, perché ripeto, se non si compattano le tre componenti, società, squadra
tifosi, non si va da nessuna parte. Capisco che non è facile, ma bisogna farlo, e per farlo non è che spetta, noi possiamo dirlo da questi microfoni, dai microfoni di Stella FM, poi spetta alla dirigenza, alla società, insomma, cercare di compattare le componenti giocatori e tifosi. Di modalità ce ne sono tante. Finora mi permetto di dire che secondo me il rapporto, la comunicazione è stata curata poco e male. 30 secondi sponsor time, tra poco sentiremo le parole del nuovo mister, sempre qui sulle frequenze di Stella FM. Basta buttare soldi per la tua casa. Combatti la dispersione termica una volta per tutte. Chiama Isola Casa e isola il sottotetto con fibra cellulosa, il miglior isolante sul mercato. Meno 40% delle spese di riscaldamento e condizionamento in bolletta. E il tutto detraibile fiscalmente al 65%. Isola Casa, a Chiampo. Richiedi un preventivo e sopralluogo gratuito. 800 25 10 25. Isoliamo la tua casa in un solo giorno. Isola Casa, a Chiampo, in via Duca d'Aosta 28. Andiamo per sentire appunto le parole di Mister Vecchi, il nuovo mister che è sicuramente partito, Corrado, con il botto, perché la prima partita l'abbiamo portata a casa, l'abbiamo detto, 3 punti in saccoccia. Sentiamo immediatamente le sue parole. Però oggi, dal punto di vista della voglia, del carattere, del voler vincere la partita, di non mollare niente, oggi è stata fatta un'ottima gara, secondo me. Si può migliorare anche sotto questo aspetto, però oggi abbiamo giocato contro una squadra che lotta su tutti i palloni e non ci siamo tirati indietro. Non gli abbiamo concesso un tiro in porta, il portiere non ha parato, però abbiamo fatto fatica sicuramente nel portarla a casa, perché abbiamo capitalizzato l'occasione del secondo tempo, non siamo riusciti a chiuderla a fine partita, potevamo fare il secondo gol, e nel primo tempo abbiamo avuto quella grossa occasione, credo, del colpo di testa di Ferrari ad inizio partita. Quindi dal punto di vista delle occasioni create, della qualità del gioco, sicuramente dobbiamo fare passi avanti. Però quello che dicevamo l'altro giorno, c'è in campo una squadra che ha lottato, una squadra che si è data da fare, tutti hanno lottato su tutti i palloni, e questo, diciamo così, è il presupposto migliore per partire e per ricostruire, per portarci in una posizione di classifica migliore. Mister Vecchi, con contratto firmato fino al 30 giugno 2025, cosa ne pensi, Corrado, delle sue prime parole di oggi? Ma diciamo che io al suo posto avrei detto quello che ha detto lui, poi se tu mi chiedi se io sono d'accordo con quello che ha detto, ti dico che sono d'accordo al 10%, però ci sta che lui dica così, perché è la prima sua partita, è perché deve cercare di, insomma, compattare un po' un gruppo che sicuramente è anche dargli convinzione, un gruppo che si vedeva chiaramente che, insomma, è ancora ampiamente malato. Del resto, se non ci fossero problemi, lui non sarebbe arrivato. Insomma, se tu hai ascoltato, tutti sono entrati bene, hanno giocato ottime partite, si poteva raddoppiare, si poteva. Poi, insomma, oltre ad aver fatto una partita, secondo me, invece largamente insufficiente dal punto di vista del gioco, e lui in 2 giorni ovviamente non poteva fare nulla. Non poteva sicuramente fare il miracolo, certo. Non ha la bacchetta magica. Si giocava anche con l'ultima in classifica, penalizzata di un punto, che ha cambiato 4 allenatori. Mister Pierozzi era sindaco 4 anni fa ad Alessandria. Insomma, dai, è arrivato 2 giorni fa, e quindi, ripeto, io al suo posto avrei detto quello che ha detto lui, però la realtà purtroppo è un'altra. Vado a salutare Tex, Antonio, Giovanni, Matteo, una squadra di Pellegrini, hanno scritto loro, comunque tantissimi auguri, ciao ragazzi e via, appuntamento alla prossima, al prossimo match. Saluto Renato, nonostante la vittoria, solito bruttissimo Vicenza, senza gioco, senza idee, un solo tiro in porta, Vecchi ha sicuramente una grande responsabilità. Buonasera amici di Stella FM, ultimo commento per il signorino Pellegrini dopo il girone d'andata
d'andata, pietoso, nessuno di voi può permettersi di fare esultanze polemiche verso il pubblico, due volte dito all'orecchio, ciao, buone feste, good save the lane. E allora ciao, ciao anche Davide che ci raggiunge da Montorso e si torna sulla questione di quello che è successo in campo, Corrado. Ma sai, come diciamo sempre qui, come, come sempre, ognuno può esprimere la propria idea. Sicuramente ribadisco le offese, soprattutto alle persone care, alle familiari, alla mamma in particolare, sono assolutamente condannabili. Ribadisco però che un professionista deve tapparsi le orecchie e deve giocare. Poi che queste, questi cori, queste offese siano assolutamente, sottolineo assolutamente condannabili, non credo serva neanche a dirlo. Tanto c'è un grido, forza Lane, con tanto di foto davanti al negozio di Armani, e lui è Robertino che ci manda questo meraviglioso saluto e questa, però, questa foto non ha mandato, non ci ha però chiamato. Però Robertino, Corrado, abbiamo vinto e non aspettavamo il tuo urlo. Poi, non l'abbiamo sentito, poi, però com'è? Poi Robertino, voglio dire, credo che insomma ci dovrebbe anche dire quanti chilometri fa durante l'anno. Cioè, io quest'uomo, cioè, da una parte, dall'altra, intanto c'è Andrea dal Brasile che ha detto l'aspetto sveglio, quindi vedi, messaggi di servizio che sono molto utili, Corrado, da una parte all'altra del pianeta. Ciao Andrea, ti salutiamo, un abbraccio, buone feste, mandaci il tuo augurio in spagnolo, direi, così lo mettiamo. Andrea, lo aspettiamo, grazie. Messaggio di Lady: ho notato che Ronaldo non è andato a festeggiare il gol con i suoi colleghi, forse non erano d'accordo con l'atteggiamento. Sai qualcosa, Corrado? Grazie. Ma no, sai, quelle cose lì, sai, magari era dall'altra parte del campo, non so. Comunque, ecco, a riguardo arrivano le scuse di Pellegrini al gruppo dei fedelissimi, si è scusato Pellegrini per il gesto che ha fatto, quindi questo denota che anche i calciatori probabilmente, sai, quando sono nervosi fanno delle cose che magari poi a mente fredda non farebbero e capiscono che hanno sbagliato. Questo spero, mi auguro che insomma vada un po' a raffreddare i bollenti spiriti dei tifosi, che però, lo sottolineo, sono delusi, amareggiati e arrabbiati, e mi permetto di dire che ne hanno tutte le motivazioni. Però insomma, dall'altra parte, Corrado, siamo anche sotto verso Natale, quindi dobbiamo sentirci tutti un po' più buoni. Intanto c'è Roberto che dice: meno 11 alla salvezza, volevo dare un'occhiata con te alla classifica a questo punto. Ma guarda, era premesso che ci sono tante partite anche domani. Comunque le prime 7 hanno giocato tutte 19 partite e quindi hanno chiuso il girone di andata. Il Mantova ha chiuso con 47 punti e devo dire che ha fatto un girone di andata veramente straordinario e merita i complimenti. E poi il Padova, che ha vinto oggi una partita importantissima a Trieste, è a 43, la Triestina che è a 39, il quarto posto della Pro Vercelli a 32, l'Atalanta Under 23 quinta con 30, Vicenza è sesto con 29 e la Virtus Verona è settima con 28 punti. Poi le altre, la Giana deve giocare una partita, così come l'Albino Leffe e il Trento. L'Arzignano ha chiuso il giorno d'andata con 25 punti, quindi complimenti alla truppa di mister Bianchini, perché tra l'altro ho visto domenica scorsa Arzignano Pro Vercelli e devo dire che mi sono proprio divertito, hanno fatto una gran bella partita, una gran bella vittoria, e credo che questi 25 punti questa squadra se li sia proprio meritati tutti. Saluto Francesco da Verona, chi voleva tesser Triestina a meno 8. Poi c'è Nicoletta che dice: bene i 3 punti, auguri di buone feste a te, gioia a Corrado. Grazie, ciao Nicoletta, un bacione. Vado a leggere Fabio, dice: mister Vecchi con poco tempo a disposizione poteva fare poco, vinto per una giocata del singolo, sicuramente via gennaio per ingaggio resa voglia, manderei via Proia, Ronaldo, De Col, Cavioni, Menez, Golemic, quest'ultimo molto lento mi dà l'impressione che spacchi lo spogliatoio. Vorrei gentilmente un commento da Corrado. Certo, lo facciamo subito, grazie Fabio, tanti auguri. Ma diciamo che Golemic è questo, insomma, se è un difensore di grande forza fisica, abile nel gioco aereo, personalità. Per quanto riguarda lo spogliatoio non credo proprio che lo spacchi, visto che poi
è diventato di fatto il capitano dopo il cambio di fascia con Gherardi, quindi il capitano di solito lo sceglie lo spogliatoio, quindi non è che scegli quello che spacca lo spogliatoio. Per quanto riguarda le uscite, ripeto, secondo me ci sono tantissimi difensori centrali per cui lì bisogna farne uscire, perché giocando con la difesa a 4, perché alla fine Vecchi giocherà con la difesa a 4, secondo me Gherardi è un candidato molto forte ad uscire a gennaio, a lasciare Vicenza. Poi vedremo come sta Pasini, che non ha mai giocato ancora i box, e quindi ci sarà anche da valutare la posizione di Maiò. E poi a centrocampo Scarsella e Ronaldo, che sono i giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno 2024. Credo che si cercherà di vendere almeno 5-6 giocatori e magari di acquistarne 2-3, di cui un centrocampista con determinate caratteristiche e anche un attaccante, perché davanti, come tra l'altro ha sognato anche stasera Vecchi, c'è proprio anche numericamente bisogno di rinforzare il reparto. Saluto Paolo, dice: ciao Stella FM, volevo un giudizio di Corrado sulla prestazione di Ronaldo. Io penso che stasera sia stato senza dubbio il migliore del Vicenza, nonostante questo è uscito tra fischi ed offese. Corrado, il trattamento che gli viene riservato non è ingeneroso secondo te? Io credo che sia un rapporto che ormai si è inclinato tra gran parte della tifoseria e il giocatore, e quando succedono queste cose, per esperienza, io credo che sia opportuno per il bene di tutti e due che ci si saluti, quindi che Ronaldo vada a giocare da un'altra parte e che Vicenza punti su un altro giocatore. Per quanto riguarda la partita di stasera, premesso che è stata una partita molto modesta sia per l'avversario sia per la prestazione, credo che sicuramente ha fatto peggio altre volte. Andiamo a salutare anche Andrea, che vedo abbia mandato questo messaggio vocale. Direi che è il momento di ascoltarlo. Chissà se ci ha mandato gli auguri come ho chiesto, vediamo se è veramente così. Buonanotte Andrea do Brasil. Acabei di comer una pizza italiana, perché a saudade do mio paese è molto grande, ma saudade do Vicenza è ben maior. Desejo un feliz Natal a todo mundo, abbraccio e forza Lane sempre in cada lugar, in qualche situazione. Ciao Gioia, ciao Corrado. Ciao, noi ci siamo messi d'accordo, io e Corrado verremo a fare il carnevale in diretta dal Brasile. Adesso ci stiamo un attimo mettendo d'accordo sul volo, queste cose qui. Non dovevi dirlo adesso, era una sorpresa. L'ho già detto, no, perché ci siamo anticipati, no? Uno dice carnevale manca tanto, in realtà no, un mese e mezzo ci siamo. Un grandissimo saluto ad Andrea, che so che è un grande tifoso biancorosso, un grande abbraccio, ovviamente ricambiamo gli auguri e sì, anche da lontano si sente comunque che il cuore batte sempre per il Lane. Semaforo intanto verde per Fulvio, lui che è l'uomo dei semafori e ci manda sempre chiaramente l'ok oppure il non ok quando le cose non vanno benissimo. Saluto Ricky Bass, ciao ragazzi, un saluto da Vipiteno, vi sto ascoltando per radio e ciao, un abbraccio, grazie a te. Ciao Ricky, vediamo Alex, stasera dai che la vinciamo, l'abbiamo fatto. Ciao Alessandro, abbiamo portato a casa sicuramente un bel risultato. Andrea dice panchina lunga ma anche neanche troppo, zero attaccanti di riporto, difensori contati, invece una miriade di centrocampo. Si torna a respirare, però bisognerà fare dei cambi, bisognerà aggiungere dei giocatori, dice sempre il messaggio di Andrea sul mercato di gennaio, che è, come hai detto tu Corrado, effettivamente è già partito. Sì, beh, quando sai, il mercato di gennaio inizia ufficialmente il 1° gennaio, ma le trattative, diciamo, sono già iniziate, gli interessamenti, i contatti sono già hanno già preso il via. Ti chiederò se hai già qualche chicca, intanto pronto, chi abbiamo in linea? Ciao, sono Paolo. Ciao Paolo. Ciao. Ciao. Dai, volevo farvi gli auguri di buone feste, buon Natale a voi intanto. Grazie. Per quanto riguarda l'anno stasera abbiamo fatto il minimo sindacale, quindi i 3 punti sono passati, però volevo dire anche una cosa, che Costa poteva anche sedersi con una sedia, e abbiamo avuto una grossa occasione con Ferrari che poteva tirarla direttamente, non era neanche tirata. Per quanto riguarda l'ambiente,
purtroppo qua si è scatenato un po' tutto tra la tifoseria, tra la società, i giocatori, non si riesce mai a capire chi vanno d'accordo, non vanno d'accordo, e quindi una roba tira l'altra. Io che ho vissuto anch'io in curva ex vigilantes e sa bene Corallo, quando per esempio succedeva che magari offendevamo qualcuno, c'era l'attaccante famoso Totò che ci faceva con le mani, guai a voi se tirate quella delle spede, ecco, per dire, no? Quindi avevamo una curva molto contata ai vigilantes, ecco, quindi succede quelle cose lì, purtroppo quando le cose vanno negative in tutto l'ambiente succede, non è bello sentirlo, ma purtroppo succede, ecco. Io spero che l'anno 21 le cose dell'anno si sistemano, che riusciamo a dare almeno un pizzico di calcio, ecco, non chiedo tanto, ma almeno vedere che si impegnano e si possa essere un po' anche contenti quando sono anche il caso. E con questo io vi saluto, vi auguro buone feste a tutti voi e un buon 2024. Per un bacione, grazie, sempre. Ciao, grazie a ciao, te. Grande. Ciao anche a Paolo. Parlando di esultanze, mi ricordo l'esultanza di Praticò a Venezia, che dopo aver segnato il gol della vittoria si è fatto tutto il campo di corsa per esultare sotto i nostri tifosi. Dice Sandro da Schio: ma che bei ricordi. E sono belli questi ricordi, no Corrado? Questo sicuramente lo ricordi anche tu. Sì, beh, quella è un'esultanza che chi ti fa Vicenza non se la può mai dimenticare. Insomma, lui fece gol su un calcio di punizione battuto da Fabio Viviani, incornò di testa sul secondo palo e poi partì dalla porta, perché i tifosi biancorossi erano dall'altra parte, e fece tutto il campo di corsa per andare a esultare sotto i tifosi biancorossi. Finì 2-1 per il Vicenza, si aveva segnato Maurizio Rossi per il Vicenza, ha pareggiato Bobo Vieri, che allora giocava, giovanissimo Bobo Vieri, nel Venezia, e fu, diciamo, il trampolino di lancio verso la promozione in Serie A. Grazie di questo ricordo. Pronto intanto, chi abbiamo in linea? Sì, Paolo da Valdagno. Ciao Paolo. Complimenti per la trasmissione. Grazie. E a te, Ferretto, e auguri di buon Natale. Volevo dire questo. Sì. E io sono dell'idea che se il Vicenza vuole riprendere un po', rimettersi in carreggiata, deve mandare via un sacco di giocatori che sono le vere marce. L'allenatore sulla carta sembra buono, però se l'allenatore è buono ma ci sono le mele marce, è difficile che la squadra si riprenda, secondo me. Quindi bisogna eliminare tutte le mele che non servono a niente e ripartire con una squadra con gente che ha voglia di fare, che sono l'ambienza d'onda con l'allenatore, perché cioè, la società è disastrata, l'allenatore Diana mi sembrava anche buono, però se i giocatori non ti seguono, quindi c'è tutto da organizzare. Dopo, se a fine campionato i presidenti non riescono più a fare niente, meglio che lasci nella società e che la prendo in mano un altro. Volevo sapere e partire più bassi ed avere meno pressione, perché secondo me la gente deve finirla di vivere con la nostalgia di una volta, perché è come il feeling tra due fidanzati che si sono per il filo, finisce la storia. Io la penso così. Volevo sapere cosa ne pensava Ferretto a riguardo. Ti rispondiamo, Paolo, un abbraccio. Grazie. Ciao a te, tantissimi auguri. Siamo un po' nostalgici quando si parla di Lane, direi. È impossibile, forse, Corrado, non esserlo. Ma sai, sicuramente come puoi dimenticarti del Real Vicenza, oppure io non l'ho visto il ventennio in Serie A, magari Beppi sicuramente, ricordo, faccio il nome di Beppi perché è un tifoso, diciamo, che è datato, ma tutti i tifosi che magari hanno più o meno l'età, l'età di Beppi, quindi... E quindi il Real, il Vicenza di Bruno Giorgi, il Vicenza di Guidolin, quelli hanno ottenuto, quelle squadre hanno ottenuto risultati straordinari. La Coppa Italia credo che sia un risultato che adesso non solo Vicenza, ma nemmeno le altre provinciali potranno riuscire a conquistare. Quindi sono sicuramente risultati che fanno storia. La storia non si cancella mai. Cioè, è chiaro che ci ricordiamo tanto di quella del passato, perché purtroppo il presente è veramente disastroso, perché dell'ultima promozione in Serie A con Eddie Raia in panchina nell'anno 2000, poi questa squadra non ha visto
questa città, questa tifoseria non ha visto niente a parte un anno di Marino in cui si è sfiorata la promozione perdendo la Serie A ai playoff contro il Pescara, ma poi per il resto, tra retrocessioni e relativi ripescaggi, tra retrocessioni vere che poi diciamo solo una volta si è riusciti a tornare in B, insomma è un ventennio veramente disastroso, e quindi è normale che quando le cose vanno tanto male ti giri indietro e guardi le cose belle. Fa bene, fa male, questo non lo so. Certamente non si può dire che questa squadra abbia profondamente e gravemente deluso, perché insomma si guarda al passato, loro avrebbero dovuto fare molto di più perché questi giocatori avevano tutti i mezzi per poter fare un campionato di vertice, perché poi alla fine se il Vicenza fosse in cima alla classifica e magari non ce la fa a centrare la promozione, ma ci sta, insomma, cioè tu te la giochi fino alla fine, magari come succedeva per esempio non so, al Vicenza di Bruno Giorgi, è successo di perdere una promozione per un punto quell'anno della monetina di Bianchi con il Bologna, i tifosi che hanno qualche anno in più se lo ricordano bene, poi la squadra ci ha riprovato e ci è riuscita l'anno dopo, ma voglio dire, essere a 18 punti dal primo posto alla fine del giro d'andata è inaccettabile. Questo è il fallimento di una squadra che ha completamente sbagliato dal punto di vista del gioco, dell'atteggiamento, della grinta, e quindi sai, questo è un po' purtroppo la realtà del momento. In chiusura, Corrado, adesso ci sarà la piccola sosta, si torna in campo sabato 6 gennaio alle 14, Lane che sarà fuori, quindi giocherà contro la Binoleffe. Tra poco ti chiedo un pensiero, no? un tuo parere. Intanto ancora spazio alla prossima telefonata, sentiamo chi c'è. Ciao Gioia, ciao Corrado, sono Renato da Monza. Ciao Renato. Mi chiamo per intanto farvi gli auguri di buon anno, insomma buon Natale, e anche i complimenti per farci compagnia anche a noi che non riusciamo a vedere tutte le partite, infatti purtroppo oggi la partita non l'ho vista, ma volevo chiedere a Corrado come secondo lui cambierebbe nel mercato di gennaio, proprio a livello di sia di organico la squadra, quindi quale diciamo posizione andrebbe a modificare nel mercato, e poi soprattutto in relazione a come cambia la squadra secondo lui tatticamente dalla partenza di Diana all'arrivo di Vecchi, ecco. Quindi niente, buon anno ancora e alla prossima, al prossimo anno, diciamo. Bacione a ciao, te, grazie. Ciao. Ancora, grazie, tanti auguri. Guarda Renato, sicuramente come dicevo prima Vecchi passerà la difesa a 4 con tre centrocampisti e tre uomini offensivi come giocava a Bolzano col Sud Tirol e a Salò con la Feralpi. È chiaro che in questa situazione tu devi andare a cedere i tanti difensori centrali che hai, perché ripeto, a parte il giovane Fantoni che credo insomma si cercherà di trovargli una squadra per mandarlo a giocare, tra l'altro lui ha incontrato in scadenza a giugno quindi conviene anche a lui, ma poi vuol dire, è chiaro che hai Pasini, De Maio, Laezza, Irardi, Golemic, Sandon, capisci che giocando con due centrali sono veramente tanti, e bisognerà valutare sulle corsie, sui terzini, perché a destra hai Vaglietti, hai De Col e puoi adattare anche Talarico, premesso che secondo me per lui sarebbe opportuno andare a giocare, ma questo poi lo deciderà mister Vecchi. A sinistra invece come terzino hai Costa e puoi adattare Sandon, magari lì insomma si potrebbe anche intervenire, e mentre in mezzo al campo lui giocava con un regista che era Carraro, e quindi secondo me lì bisogna uscire dall'equivoco Rossi o Ronaldo, e poi però giocava con due interni di grande diciamo sostanza, e a me piaceva molto Balestrero perché aveva caratteristiche di interdizione, di costruzione, faceva gol, un centrocampista veramente completo, e quindi è un giocatore che in questa rosa non c'è, a meno che non si risvegli Proia, ma credo che l'impatto non sia stato particolarmente buono. Lì hai anche Scarsella che potresti cedere, e davanti sai, lui giocava con due esterni offensivi come Voltan e Siligardi, che quando ha deciso di giocare come sa ha fatto la differenza, è stato lui il giocatore che poi ha
spezzato l'equilibrio nel finale di campionato e ha segnato gol fondamentali. Quindi davanti sicuramente bisogna prendere, secondo me, almeno un attaccante che abbia grande capacità di saltare l'uomo, di creare superiorità numerica e anche di vedere la porta. Quindi il problema è che quando hai 30 giocatori e devi vendere nel mercato di gennaio non è facile, perché sottolineo, tu vuoi vendere, ma ci deve essere anche chi vuole comprare, e soprattutto magari alle tue condizioni. Magari uno dice: ma io il giocatore lo prendo, ma se lo paghi tu, e io, a me non costa nulla se non l'ingaggio. Quindi non è facile, nel mercato di gennaio non è mai facile quando devi cambiare. Purtroppo questo Vicenza deve cambiare parecchio. Nuovo anno, Corrado, nuovo mister, sabato 6 gennaio, no? Stavo dicendo poc'anzi, si torna in campo contro l'Albino Leffe. Cosa ti piacerebbe vedere in quella partita? Beh, intanto sarà una gara, diciamo, particolare, perché insomma l'allenatore dell'Albino Leffe è Gianni Lopez, il capitano che ha alzato la Coppa Italia, quindi per tutti noi tifosi insomma sarà un piacere andare a vedere la partita, anche per salutare il capitano. L'Albino Leffe, che tra l'altro che l'andata aveva messo in grossa difficoltà il Vicenza, evidenziando qualche crepa che pensavamo potesse essere dovuta alla prima giornata, quindi al fatto che non c'era ancora la manica ma intesa tra i giocatori, invece poi purtroppo sono state situazioni che si sono ripetute nel proseguo del campionato. È un Albino Leffe che in casa magari fa fatica, perché ha fatto quasi meglio fuori che in casa, però è una gara che bisogna prendere con le pinze. Il Milan ha due attaccanti che si sposano molto bene: Azzomà, che è velocissimo, quindi attenzione a lasciare spazi, mentre Alongo, che invece è un attaccante più fisico. Una squadra che gioca un 3-5-2 magari elementare, ma gioca molto bene, crea occasioni, ha una difesa buona e subisce pochi gol, e quindi non sarà una partita facile, ma la speranza è che insomma si comincino a vedere dei progressi, e si cominci a vedere dopo 15 giorni di lavoro, anche se magari ovviamente in questa sosta i giocatori anche un po' riposeranno, si comincia a vedere un Vicenza che sia più di Vecchi e meno di Diana, perché stasera indubbiamente dopo due giorni abbiamo visto un po' il Vicenza di Diana con Vecchi in panchina. Del resto, come abbiamo detto prima, in due giorni Vecchi o aveva la bacchetta magica oppure non è che potesse fare chissà che cosa. E noi ci crediamo a quello che sarà il 2024, ancora il tempo c'è per poter fare bene. Grazie ancora di tutto e facciamo tantissimi auguri ancora a tutti i tifosi che ci ascoltano, ci seguono, ci chiamano, ci scrivono, ci mandano le foto, sempre tantissimi e sempre, come dire, Corrado, molto affettuosi. Ma sai, noi non possiamo che ringraziarli, perché insomma questa è diventata poi la trasmissione che speravamo diventasse, quindi la trasmissione dei tifosi. Sono stati finora veramente straordinariamente bravi, sempre corretti, precisi, numerosi, numerosissimi, tant'è che non riusciamo quasi mai a leggere tutti i messaggi e ci scusiamo per chi non riusciamo ad accontentare, però insomma è il loro spazio e noi siamo ben felici. Chi è che arriva con il calcio d'angolo, Corrado, a quest'ora? Chi c'è? Con il calcio d'angolo arrivo io, Roberto. Ciao Roberto. Grazie. Ciao. E auguri a te, auguri a Corrado, di buon Natale, di un sereno 2024. E grazie per tutto quello che fate, per la pazienza che sopportate, le nostre telefonate che non sono sempre così, diciamo, magari gioiose. Ecco, io volevo chiedere se a Corrado se è vera la notizia di questo, dicono, preliminare, che sia stato firmato tra diciamo l'attuale proprietà Diesel e gli acquirenti della famiglia Spezzapria, quindi proprietà Melegatti. Ne riparliamo volentieri, perché l'avevamo già detto, ma volentieri ti rispondiamo, Roby. Ah, scusa. Non ti preoccupare, in calcio d'angolo sei perdonato. E quindi si passerà dai cappotti ai panettoni, insomma, ecco, dai calzini
alle brioche, ecco. Quindi comunque vabbè, volevo sentire un attimo. Ti rispondiamo, ti rispondiamo. Un bacione, Robby, grazie a te. Ciao, grazie, tanti auguri, grazie ancora. Guarda Roberto, per esperienza devo dire che quando si cede una società di calcio le trattative sono sempre molto lunghe, tra l'altro questa è una società di calcio che attualmente ha dei costi molto alti perché ha un monte ingaggi alto, ha dei costi anche di gestione alti, quindi sai, probabilmente in questo mercato di gennaio si cercherà anche di sfoltire la rosa e quindi abbassando il numero di giocatori si abbassa anche il monte ingaggi e si abbassano i costi. Non è per togliere entusiasmo né per insomma smorzare anche insomma le voci che sento anch'io, da quello che so io per le notizie che ho, diciamo che siamo molto lontani da una cessione, quindi magari vale il proverbio dove c'è fumo c'è arrosto, però insomma stiamo preparando la tavola, ecco, e il fuoco l'abbiamo appena acceso, l'acqua non bolle ancora. Davvero è tutto, amici miei, come ha detto anche Corrado, siamo veramente molto felici, no? Di questo programma che sta crescendo sempre di più. Cerchiamo di accontentare tutti, a volte ce la facciamo, a volte non ce la facciamo perché siete tantissimi in Italia, Corrado, ma abbiamo visto da tante parti del mondo e vogliamo solo dirvi grazie e tantissimi auguri. Sì, ovviamente ringraziamo tutti, facciamo per l'ennesima volta a tutti, veramente a tutti, vicini, lontani, lontanissimi, tanti auguri di buon Natale, di felice 2024, un anno che porti serenità e salute a tutti, che poi sono le cose più importanti della vita. Crediamoci, ancora tantissimi auguri, grazie a tutti, buonanotte, sempre solo sulle frequenze di Stella FM. Ciao. Ciao a tutti, ciao davvero. Avete ascoltato Terzo Tempo Biancorosso, la voce del tifoso.